Però ci sono un po' di cose che non stanno funzionando, mi pare di capire. Gianrusso, prego. Innanzitutto c'è una pandemia, perché sembra che c'è qualcuno che voglia fare, da come vengono presentate alcune cose ogni tanto in TV, sembra che c'è qualcuno che voglia fare dei dispetti a qualcun altro, e invece non è così, e ci mancherebbe altro. I ristoratori, i titolari di bar, di locali, per non parlare di ludoteche, di altre attività. No, ma certo, ha ragione Gianrusso, il problema è che se gli chiediamo di non lavorare dobbiamo anche dirgli come fare, gli diamo i sussidi, non pagano le tasse, che li stiamo dando a sti signori a cui diciamo alle 9 finita la festa? Allora, innanzitutto gli abbiamo dato sussidi e abbiamo interrotto cartelle esattoriali, abbiamo impedito i licenziamenti. Questo governo è in generale considerato nel resto d'Europa, ma dall'OMS addirittura nel mondo, come quello, l'Italia, il paese che ha affrontato meglio la pandemia. Il problema, vedo il signore che è molto contrariato e che giustamente scuote la testa, e lo comprendo perfettamente, peraltro vengo da una città, Catania, dove, e in generale la Sicilia, dove questo tipo di attività è molto importante nell'economia nostra, quindi ci mancherebbe altro. Però vorrei fare presente, per esempio, a questo signore che in Olanda da ieri hanno chiuso tutti i bar e i ristoranti. Vorrei fare presente a tutti voi, ti do una notizia, un piccolo scoop, se poi dico una sciocchezza ne pagherò le conseguenze, ma mi risulta che stasera Macron, con ogni probabilità, annuncerà il lockdown per la Francia. In Belgio, dove sto io in questo momento, c'è una situazione terrificante, dove hanno chiuso tutti i bar e dove nei ristoranti è praticamente impossibile, perché bisogna stare massimo in quattro con delle distanze tali che praticamente è quasi impossibile lavorare anche per loro. Questo non significa che questo signore non ha tutto il diritto di essere preoccupato, di lamentarsi, giustamente di rivendicare i loro diritti. Però attenzione, non raccontiamo non costruiamo una narrazione nella quale sembra che c'è qualche cattivo che ma gli non dica, c'è proprio dubbio, Gianrusso, non vogliamo fare quello. C'è dubbio, perché sembra che sia così, e invece non è così. Scusi un attimo, Gianrusso, voglio risponderle. Voglio evitare, però, Mirta, vorremmo tutti quanti evitare che fra due mesi dobbiamo chiudere tutti, compresa la trasmissione, tutti, perché abbiamo un numero di malati di nuovo troppo grande, e c'è il problema poi delle terapie intensive. Ci sono quei rischi, comprese le bare in fila a Bergamo. Sono meridionale, Gianrusso. C'ho il cornetto. Ecco, perfetto. Bergamo is running e Milano non si ferma. Sono stati due grossi errori che stiamo ancora pagando. Allora, e non dobbiamo ripeterli. È tutto vero, anche il confronto con l'estero che le ha fatto è vero, però grazie. Paolo e i suoi amici, non è colpa loro che fanno i ristoratori, non neanche è questo dire. Il governo è colpa, però. Allora, dove stai? Torniamo, non vogliono rispondere. Vogliono rispondere, non è colpa del governo, vogliono rispondere, però. Eccomi. Prego, ci mancherebbe, sono arrivata. Confrontiamoci.